Una casa da 450 metri quadri a radiatori che consuma meno essere riscaldata con due pompe di calore rispetto a una caldaia a pellet. Non ci crederai, ma oggi ti racconto questo caso di successo di Sigillo Sicuro, dove avevano trasformato questa casa in 100% elettrica, che una volta era riscaldata a gas, poi è passata a legna, poi a pellet e infine ha scelto due pompe di calore in cascata. Stiamo parlando di una casa al nord Italia su impianto a radiatori che il cliente lamentava essere sempre fredda tutti gli inverni sebbene la caldaia fosse impostata a 75 gradi. Racconteremo i dettagli di tutto questo impianto subito dopo la sigla e se vuoi scoprire nuove storie sulle pompe di calore, beh, iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campana a fianco. Oggi sono qui a Trieste, dove voglio raccontarti questo nuovo caso di successo. Due pompe di calore in cascata da 12 kW cada una, quindi un totale di 24 kW per scaldare questa casa da 450 metri quadri con 30 radiatori. Dai, impossibile, le pompe di calore non funzionano sull'alta temperatura, non funzionano in Nord Italia, invece no. Ormai dal 2012 Sigillo Sicuro si occupa di questo, di case completamente elettriche, staccando il contatore del gas attraverso partner di Sigillo Sicuro che sono dislocati in diverse regioni d'Italia. E Alessandro qui ha realizzato un'opera d'arte. Qui il cliente lamentava che consumava molto pellet e pur rimanendo al freddo in casa, più di 10 tonnellate di pellet all'anno. Ma perché prima con 75 gradi di caldaia pellet non riusciva a riscaldare casa e adesso con 51 gradi impostati sulla pompa di calore riusciamo a riscaldare casa? Perché Sigillo Sicuro non si accontenta solo di sostituire il generatore, cioè una caldaia con una pompa di calore, ma occorre la testa, occorre valutare bene com'è l'impianto, quali sono le esigenze del cliente. In questo caso Alessandro ha fatto un lavoro egregio, ha individuato da subito che c'erano delle carenze dal punto di vista delle portate di acqua, cioè l'acqua non girava abbastanza all'interno dell'impianto di riscaldamento, soprattutto in alcune zone, e costringendo le caldaie a lavorare alla massima temperatura senza ottenere comunque risultati. Quindi prima di tutto occorre metterci la testa, valutare il progetto, avere un tecnico che ti segue in questo, che sappia trovare la soluzione migliore per il tuo caso specifico. Ecco, non si parla di generatore, si parla di soluzione per ottenere un risparmio e il comfort in casa. Allora, ti faccio raccontare prima la storia del cliente e poi ti faccio vedere la centrale termica. Eccoci allora con Mark, che è il fautore di questo progetto, perché è il proprietario di casa. Sì. Allora Mark, raccontaci come andava prima, cosa avevi prima. Questa casa nasce con un impianto a condensazione a gas e ovviamente oltre a rappresentare un costo insostenibile perché la casa è molto grande, e questo ha fatto che non era mai sufficientemente calda. Mm-hmm. Ci sono oltre 30 radiatori in casa e all'epoca questo non bastava. Siamo passati poi a una caldaia a legna e questo comportava, anche viste le dimensioni, il taglio, lo stoccaggio, tutto quello che ne conseguiva. Poi nel tempo abbiamo deciso di trasformarci con un impianto pellet centralizzato di grandi dimensioni, ma questo bene o male non ha mai portato ad avere delle temperature d'inverno sufficienti in casa. Perciò bisognava integrare con altre diciamo, caldaie piccole in cucina, in salotto e poi non avere mai un sistema che poteva dare una sensazione di caldo nonostante diciamo veniva costantemente utilizzato. Mm-hmm. E consumava di tutto, insomma, il pellet. Poi il pellet è salito a prezzi vertiginosi e allora che si è pensato di passare a qualcosa di più green e da qui abbiamo deciso di fare questo investimento. Ok, ma e quindi con il pellet, che comunque Alessandro, correggimi se sbaglio, era comunque impostato a una temperatura alta. 75 gradi. Tu comunque non riuscivi a riscaldare casa.
Assolutamente no. E consumavi, quanto consumavi più o meno di pellet? Io di pellet in stagioni molto fredde, o comunque noi siamo al nord, e dunque avevamo dei consumi che potevano andare da un minimo di 7 tonnellate in chili, ovviamente, fino anche 10-11 tonnellate. Ah, però. Che acquistavo bene perché le prendevo direttamente dai produttori, ma questo mi metteva a riparo nel momento in cui il prezzo della materia prima è salito alle stelle, diventando difficile trovarlo, e poi a dei costi che erano triplicati da una stagione all'altra. E poi tutta la gestione di stoccaggio. La gestione di stoccaggio e l'impossibilità di lasciare la casa per periodi mediamente più lunghi, e la pulizia del sistema della caldaia, che è una cosa che comunque, anche se la caldaia aveva tutte le sue predisposizioni per fare una pulizia che formalmente doveva essere una volta alla settimana, ma con un utilizzo molto intensivo della caldaia, diventa una pulizia ogni 3-4 giorni, con i blocchi che ne consegue. Certo. Io onestamente non mi sentirei mai a rifare un impianto a combustione, un po' perché sono green, ma ci sono dei vantaggi che non sono sì, nemmeno confrontare. Non si possono confrontare, assolutamente. Hai trovato subito Alessandro, quindi sì. Sigillo sicuro, oppure avevi fatto qualche esperienza prima chiedendo aiuto a qualche altro installatore? Ho fatto più richieste, ho avuto più colloqui, ho avuto dei contatti diversi. Quello che avevo intuito, che alcune persone lo fanno, sono, diciamo, degli artigiani, ma non hanno la passione nell'attività, e lo intuivo che c'era qualcosa che non andava bene. Non lo facevano quasi in modo meccanico, così come è stato per me tutti gli anni prima con le caldaie che avevo menzionato, cioè delle installazioni che se va, ma non riuscivano mai a capire perché una casa così calda non poteva riscaldare, nonostante il progetto lo diceva che doveva portare quelle temperature. Non c'era la conoscenza, come non sapevano, però l'impianto era fatto e io quello avevo, dunque dovevo accontentarmi. Quelli che mi hanno fatto delle proposte erano più o meno situazioni simili, ma magari con macchinari dell'ultima generazione, ma non mi convincevano minimamente. L'approccio era sbagliato. Non funzionava. Tutti focalizzati sul generatore, quindi sul fatto di cambiare, installare qualcosa, ma non sulla risoluzione. Non avevano capito come bisognava costruire l'impianto. Okay. Tutti erano focalizzati sulla fonte primaria di energia, dimenticandosi che anche se mi avessero messo 100 kW, comunque il sistema non poteva funzionare. Chiaro. Per un altro motivo. Chiaro. Che preferei non spiegarlo perché non sono un tecnico, però l'abbiamo risolto. E quindi il risultato adesso cosa puoi dire? Ecco, come vivi la tua casa? Come ti trovi? Non tornerei mai indietro per motivi di inquinamento, non tornerei mai indietro perché, diciamo, dopo aver vinto la perplessità di pensare che questa casa non poteva mai riscaldarsi con temperature così basse perché abbiamo dei radiatori, non abbiamo un riscaldamento a terra, invece la situazione di comfort è tale che anche nei freddi più, diciamo, più intensi, come in queste zone del nord-est, non ha paragoni, dunque non tornerei mai indietro. Questo è un sistema, diciamo, assolutamente che fa per me. Okay. E lo consiglio a tutti. Bene. Senza ombra di dubbio, proprio. Grazie della fiducia. Grazie, perché comunque è un atto dovuto, però è stato comunque un atto di fiducia. Assolutamente, sì. Assolutamente. Ci teniamo anche a raccontare questo caso perché non basta, no? Cambiare la caldaia con una pompa di calore, ma occorre metterci la testa per trovare qual è il problema dell'impianto e come costruire la soluzione a seconda della... Assolutamente sì, non basta mettere un impianto e attaccarci la presa, non funziona in questo modo. Grazie Marco. Grazie. Eccoci allora nella parte tecnica del video. Queste sono due pompe di calore che lavorano in simultanea ad esigenza, nel senso sono collegate in cascata. Cosa significa? Parte sempre una pompa di calore e se la centralina vede che c'è la necessità di maggiore potenza, fa partire anche la seconda. Ogni giorno la prima pompa di calore a partire è diversa, in modo che il numero di ore di funzionamento di una e dell'altra macchina siano le stesse nel tempo. Il collegamento in parallelo, cioè le due tubazioni di mandata, sono messe insieme appena qui sotto la macchina,
per poi entrare in centrale termica in un unico puffer di accumulo di acqua tecnica e un unico bollitore di acqua calda sanitaria. Interessante, è una soluzione in cascata piuttosto che un'unica macchina. Perché? Perché se si guasta una pompa di calore per mille motivi, c'è sempre l'altra che funziona e la centralina è in grado di capire se c'è un'anomalia su una delle pompe di calore. Questo è fondamentale su una casa da 450 metri quadri. Perché immagina di essere in pieno inverno, siamo a metà gennaio, si ferma tutto e magari per qualche giorno la casa rimane fredda. Prima di riportarla su di temperatura, tutto questo volume ci passano diversi giorni. Invece, avendo sempre una macchina che sotto lavora e mantiene quel minimo di caldo, ci permette di ripristinare l'impianto molto velocemente. Ma andiamo in sala termica per vedere come è realizzato questo impianto, che sembra grande, ma in realtà il partner di Sigillo Sicuro è riuscito a farlo stare nel migliore dei modi. Eccoci in sala termica. Allora, come vedi, abbiamo un bollitore per l'acqua calda sanitaria, abbiamo il puffer di acqua tecnica appena lì dietro, dove arriva la linea delle due pompe di calore che arrivano in cascata, il T sulla mandata, fondamentale su impianti in alta temperatura per mantenere la temperatura più alta possibile sui radiatori, e poi quattro gruppi di rilancio, cioè queste sono pompe, sono dei circolatori che fanno girare l'acqua per tutti i 450 metri quadri della casa. Come vedi, l'impianto è stato isolato, tranne l'ultima pompa. Perché? Perché è a servizio di un radiatore, qui in zona taverna, che il cliente ha espressamente chiesto di non isolare, in modo da stemperare anche questa lavanderia per asciugare quei panni umidi che si possono avere durante la stagione invernale. Ho voluto raccontarti anche questo caso di successo perché tanti parlano delle pompe di calore come un sistema che va bene solo dove ci sono impianti a pavimento e solo nel sud Italia, dove non fa troppo freddo. Invece questo è un caso esemplare, come tantissimi altri fatti da Sigillo Sicuro, dove case da 450 metri quadri con radiatori al nord Italia possono essere riscaldate con le pompe di calore, risparmiando rispetto al gas, rispetto alla legna e anche rispetto al pellet. Se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica? Beh, vai sul link che trovi qui sotto e seguimi nei prossimi video nel canale YouTube.